Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made. Oggi andremo a realizzare insieme questa maxi bag che non entra nemmeno nell'inquadratura. Tutti i materiali utilizzati per questa borsa sono di 3 sfere, trovate il link nel box informazioni qui in basso. Nello specifico ho utilizzato della juta, colore turchese, un fondo in ecopelle, sempre in tono con il filato. La juta l'ho lavorata con l'uncinetto 4,5-5, dipende dalla mano che avete, e basta. Se volete rigidire la borsa potete utilizzare della rete. Questa borsa è nata come borsa da spiaggia, ma volendo potete utilizzare un fondo più piccolo e realizzarla in versione borsa normale, questa è un po' più grande. Quindi ci armiamo di tutto l'occorrente ed iniziamo con il nostro progetto. Bene, iniziamo creando il cappietto iniziale che terremo poi sull'uncinetto, in questo modo. E partiremo dal foro centrale, comunque dalla parte centrale del lato più lungo del nostro fondo. Quindi più o meno mi aggancio qui, punto l'uncinetto e vado a lavorare una maglia bassa. All'interno di questo foro vado a lavorare un'altra maglia bassa e ripeterò lo stesso procedimento per ogni foro del fondo, tranne nella parte più arrotondata dove andrò a creare degli aumenti. Quindi non andrò a lavorare 2 maglie basse, ma ne andrò a lavorare 3. Quindi procedo lavorando le 2 maglie basse in ogni foro fino ad arrivare all'angolo del mio fondo. Ok, a questo punto io calcolo questi 3 fori dell'angolo e in ciascuno di questo foro andrò a lavorare 3 maglie basse. Ok, a questo punto cosa faccio? Procedo lavorando le 2 maglie basse per ogni foro, poi quando mi ritrovo sull'angolo calcolo sempre i 3 fori sulla parte più arrotondata del fondo e vado a ripetere questo procedimento, mentre per gli altri fori sempre 2 maglie basse. Quindi procediamo così per tutto il fondo. Ok, una volta terminata la lavorazione di questo primo giro, possiamo proseguire con il giro, quindi alzarci con il corpo borsa. Io continuerò a fare alcuni aumenti sugli angoli e vi mostrerò come.
Innanzitutto vado a puntare l'uncinetto in questo modo, quindi prendo tutta la catenella, la prima maglia in questo modo, prendo la solina dell'ultimo punto lavorato e lo porto al di fuori. In questo modo lavoro una catenella e questa mi sostituisce la prima maglia bassa. Procedo semplicemente lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino a che non arrivo al primo angolo. Mi porto più o meno al centro dell'angolo, quindi calcolando che qui ho i tre aumenti precedenti, diciamo che arrivo più o meno alla maglia centrale dell'aumento centrale. In questa vado a lavorare due maglie basse, quindi lavoro un aumento in questo modo. Poi procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto successivo. Quando arrivo all'angolo successivo faccio lo stesso procedimento, quindi mi porto sempre alla maglia centrale dell'aumento centrale precedente e lavoro le due maglie basse, così per ogni angolo, mentre ovviamente per gli altri punti vado a lavorare solo una maglia bassa. Bene, una volta lavorato anche questo giro, a questo punto io mi fermo qui con gli aumenti e procederò con la lavorazione vera e propria del corpo borsa, che comunque sarà sempre molto molto semplice perché è a mezza maglia alta. Voi, se preferite, potete utilizzare anche altre tipologie di punti, lavorazioni. Quindi procediamo, andiamo a chiudere questo giro e poi vediamo appunto come procedere, ma come vi ho detto la mia lavorazione sarà molto semplice, quindi ci sarà ben poco da spiegare. Quindi chiuderò semplicemente a maglia bassissima puntando l'uncinetto in questa catenella che abbiamo lavorato all'inizio, in questo modo. Ora faccio due catenelle, queste mi sostituiscono la prima mezza maglia alta e procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante, quindi punto l'uncinetto nella maglia successiva, prendo il filo, carico e chiudo tutte e tre le asole insieme. Procedo così ovviamente per tutto il giro. Ovviamente, se nel vostro caso fosse necessario, potete tranquillamente fare altri aumenti, non ci sono assolutamente problemi. Questo vi eviterà di far imbarcare il fondo.
terminato il corpo della borsa, questo sarà il risultato. Ovviamente io ho già fatto una parte del manico tra virgolette, perché questo mi farà da manico, l'altro lato lo andremo a fare insieme. Quindi ho suddiviso la mia borsa a metà ed ho messo un marcapunti sia sul davanti che sul retro. Mi prendo lo stesso cornino e faccio il cappietto iniziale. Cosa vado a fare? Vado ad agganciarmi esattamente dove ho il marcapunti, cosa che ho fatto anche per l'altro lato. Quindi punto l'uncinetto esattamente qui, che sarà il centro, e lavoro una maglia bassa. Procedo poi lavorando una mezza maglia alta, come ho fatto per il resto del corpo borsa, fino ad arrivare all'ultimo marcapunti, cioè dall'altro lato sulla parte centrale, dove andrò a lavorare una maglia bassa. Quindi inizio e termino la riga con la maglia bassa e, diciamo, nella parte centrale del laterale vado a fare due diminuzioni che poi vedremo insieme. Quindi raggiungiamo il lato, la parte centrale del lato più corto. Bene, una volta raggiunta più o meno la parte centrale del fondo, del lato più corto del fondo, andiamo a lavorare due diminuzioni. Lo faremo in modo molto semplice, perché andremo a saltare direttamente una maglia, quindi una, passiamo nella maglia successiva e andiamo a lavorare una mezza maglia alta, che è il punto che stiamo lavorando ora. Poi saltiamo di nuovo una maglia, quindi la maglia successiva, e nella successiva riprendiamo a lavorare la mezza maglia alta. E queste saranno le due diminuzioni che abbiamo fatto in questa riga, e questo procedimento lo andremo a ripetere anche per tutte le altre righe. Quindi ora procediamo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Ovviamente termineremo la riga lavorando una maglia bassa nel punto centrale, quindi quello che ho marcato e che avrete marcato anche voi. Ok, e qui nel punto marcato vado a chiudere con una maglia bassa. Quindi in questo punto praticamente mi ritroverò due maglie basse, perché anche dall'altro lato andremo a contare questo punto come punto iniziale, idem dall'altro lato. Quindi ora cosa facciamo? Dobbiamo girare il lavoro, perché andremo a lavorare righe di andata e ritorno. Quindi voltiamo il lavoro. E dovremo fare diminuzioni anche ad inizio e fine riga, oltre che nella parte centrale. Quindi cosa faccio? Vado sempre a saltare la prima maglia ed ovviamente tralascerò l'ultima per fare la diminuzione a fine riga. Quindi questa sarebbe la maglia bassa, la vado a saltare e vado a lavorare la maglia bassa nel punto successivo, quindi nel secondo punto. Inizieremo ovviamente sempre con la maglia bassa, termineremo la riga sempre con la maglia bassa e nella parte centrale andremo a lavorare le mezze maglie alte. Questo in modo da, diciamo, dare una forma un po' più regolare al nostro bordo. Quindi ora procedo con le mezze maglie alte e sempre nella parte centrale dove abbiamo fatto le diminuzioni nella riga precedente andremo a fare sempre le due diminuzioni. Questo procedimento lo dovremo ripetere per tutte le righe della lavorazione del manico. Io qui non l'ho ancora terminato, perché poi ho terminato il gomitolo, quindi ho detto mi aggancio direttamente, mostro il passaggio e poi questo lo procedo con l'altro gomitolo. Ovviamente io vi lascerò indicate il numero di righe totali successivamente. Intanto vi lascio indicate il numero di righe totali per quanto riguarda la lavorazione delle diminuzioni. Poi dopo aver finito con le diminuzioni vediamo poi come procedere con il lavoro.
Quindi procediamo in questo modo. E sempre nella parte centrale andiamo a lavorare le due diminuzioni, quindi salto il punto successivo, vado nel successivo e lavoro la mezza maglia alta, di nuovo un'altra diminuzione, salto il punto successivo, quindi questo, vado nel successivo e lavoro una mezza maglia alta. Procedo così fino al termine della riga, dove dovremo fare un'altra diminuzione a fine riga ovviamente. La diminuzione a fine riga la faccio semplicemente non lavorando l'ultimo punto, quindi la prima maglia bassa della riga precedente, ma vado a terminare la mia riga nella penultima maglia, quindi lavoro la maglia bassa in questo modo. E questo sarà praticamente il procedimento che dovremo ripetere per tutte le righe che troverete indicate qui sullo schermo insieme alla misura in centimetri nel caso utilizzate un filo diverso. Quindi se utilizzate un filato diverso vi basterà semplicemente seguire le misure in centimetri. Quindi raggiungiamo queste misure. Ovviamente se avete qualche dubbio mi raccomando lasciate un commento qui sotto e poi vediamo come procedere. Bene, nel momento in cui ci ritroviamo con 7 maglie di base, dobbiamo cambiare un attimino le diminuzioni, ovvero le andremo a fare solo all'inizio e fine riga. Quindi salto il primo punto, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa, lavoro una mezza maglia alta nei punti successivi e gli ultimi due li vado a lavorare insieme. In questo modo ora procedo lavorando un tot di righe a mezza maglia alta perché comunque dovrò creare la lunghezza del manico. Troverete le righe indicate qui sullo schermo insieme alla misura in centimetri se state utilizzando un filato diverso. Quindi molto semplicemente vado a lavorare una mezza maglia alta in ogni punto sottostante per le righe indicate. Bene, una volta che abbiamo lavorato entrambe le parti del manico, le dobbiamo andare ad unire insieme. Quindi cosa faccio? Vado a prendere i manici in questo modo. Questo è il dritto, anche questo è il dritto, quindi andrebbero posizionate in questo modo, cucite in questo modo. Io vado a posizionarle in questo modo e le vado a cucire con il filo che mi resta, avendo 5 punti da un lato e 5 punti dall'altro non avrò problemi, devo semplicemente unirli. Posso farlo sia con maglia bassissima che con maglia bassa. Io farò con maglia bassissima, quindi punto l'uncinetto nel primo punto sia di una parte che dell'altra e chiudo a maglia bassissima, così per tutti e 5 i punti.
Ecco qua, faccio una catenella di sicurezza e poi vado a bloccare il filo. Bene, ora dobbiamo andare a rifinire tutto il bordo interno, non so come definirlo. Da un lato già l'ho fatto, infatti viene molto più carino e ben rifinito. Facciamo l'altro insieme. Vado a prendere ovviamente lo stesso filato, prendo un uncinetto più piccolino, quindi utilizzo il 4. Faccio il cappietto iniziale. E vado ad agganciarmi esattamente al centro, dove ho lasciato il marcapunti praticamente. Vado quindi a lavorare una maglia bassa proprio qui, al centro. E poi come procedo? Praticamente vado a lavorare una maglia bassa per ogni riga che mi ritrovo, quindi per ogni riga di lavorazione corrisponderà una maglia bassa. In questo modo rifiniremo per bene tutto il bordo. Una volta terminato il giro, tagliamo il filo e andiamo a chiudere tutto con asola di chiusura. Ok, a questo punto la borsa sarebbe terminata, non entra nell'inquadratura perché è veramente grande, è proprio una maxi bag. Ho messo una coperta all'interno per dargli un po' di forma. La borsa sarebbe terminata. Io andrò semplicemente a fare qualche decorazione qui sulla parte frontale e poi del resto è completo. Bene, a questo punto la nostra borsa è terminata. Se preferite potete applicare anche una chiusura a calamita oppure fare una fodera a sacchetto per poterla chiudere. Comunque questo è il risultato finale, sono molto soddisfatta, spero che piaccia anche a voi, fatemelo sapere come sempre nei commenti qui in basso. Vi ricordo che tutti i materiali li trovate da Tre Sfere, trovate il link nel box informazioni qui in basso. E detto questo vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial, attivare la campanellina per le notifiche. E a questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!